un ospite con cui parleremo di qualcosa di molto importante e parleremo nella fattispecie di stadi. Io sono col commissario straordinario del credito sportivo Paolo D'Alessio. Dottor D'Alessio, buongiorno innanzitutto. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Justizia. Ascoltatori che naturalmente stanno vivendo con grande apprensione quello che è il tema restyling Stadio San Paolo. Martedì potrebbe arrivare finalmente, noi aggiungiamo, la firma tra il Comune di Napoli, il Sindaco De Magistris e il Presidente del Napoli De Laurentiis. Andiamo però con ordine, perché voi avete in parte finanziato lo Juventus Stadium attraverso il credito sportivo, tra l'altro progettato dall'architetto Zavanella, lo stesso che sta progettando il restyling del San Paolo, e bisogna dirlo, grazie al vostro intervento ne è nato un vero e proprio gioiello nel nostro paese, forse al momento l'unico, poi parleremo di uno. Lo stadio Juventus, noi siamo stati l'unico partner finanziario del stadio e la restante parte è stata messa direttamente dalla squadra. Il Juventus Stadium ovviamente è stato completato nel 2011 ed è dimostrato a tutti quanti che c'è un circolo virtuoso tra uno stadio moderno, multifunzionale, la crescita dei fatturati e le performance sportive. Quindi diciamo, ci auguriamo che adesso il modello Juventus Stadium possa essere seguito da tutte le squadre italiane che purtroppo hanno un parco, una dotazione di stadi vecchia in media di 62 anni. Ecco, ha ragione sicuramente D'Alessio, i nostri stadi, ai noi, sono fatiscenti. L'esempio di Juventus Stadium è calzante, la famiglia Pozzo a Udine segue in parte l'esempio della famiglia Agnelli e del Juventus Stadium, sono pronti, io ne parlavo col presidente Franco Soldati, e anche a Udine altro stadio nuovo. Altro stadio nuovo è per certi versi una formula diversa, perché che dimostra che ogni stadio si deve adattare al territorio socio-economico, alla realtà socio-economica sottostante, quindi uno stadio sicuramente più piccolo, meno funzioni intorno, ma sicuramente uno stadio sostenibile nel tempo e che potrà dare ricchezza finanziaria, aumento di fatturati e, come abbiamo visto, anche performance sportive per l'Udinese. Quindi lo stadio Udinese so che a breve lasceranno una curva e i distinti. La tribuna era già pronta, quindi per l'anno prossimo completeranno lo stadio con un'ultima curva. È uno stadio che stanno realizzando in corsa, ristrutturato in corsa, e che so che stanno arricchendo anche di ulteriori funzioni non previste nel progetto originario. Sicuramente appunto Pozzo ha dimostrato che lo stadio si può fare e la casa di tifoso è indispensabile per la crescita e per l'adeguamento ormai al sistema europeo che ha dimostrato, insomma, che è assolutamente fondamentale uno stadio moderno. Naturalmente ho la fortuna di essere col commissario straordinario del credito sportivo e non posso non chiedergli se il credito sportivo è pronto anche a finanziare quello che il progetto che De Laurentiis ha messo a punto. So che ci sono stati degli incontri, voi siete pronti? Bene, allora noi abbiamo incontri in corso adesso con confronti con la Roma, che sta preparando un mega stadio per una città, per la capitale, ma noi riteniamo che Napoli abbia un potenziale equivalente per quanto riguarda lo stadio ai tifosi più appassionati d'Italia. Io parlo da napoletano e sono tifoso del Napoli. Siamo convinti che un stadio dello stadio San Paolo possa essere un volano, insomma, per lo sviluppo del team della squadra, del club, insomma. E noi invitiamo De Laurentiis, anzi io do in questo momento mandato alla mia segreteria fin da domani di provare a contattare il presidente De Laurentiis, perché noi abbiamo il commissario, la interrompo per dire che magari lo incontra, perché il presidente è a Ischia, là a Camino, quindi vabbè, siete vicini, magari dopo lo chiamiamo. È un piacere, è un onore poter immediatamente confrontarmi col presidente, lo chiameremo sicuramente. Anche perché ieri il sindaco De Magistris, nostro ospite in studio a Radio Rischi, si faceva capire tra martedì e mercoledì potrebbe finalmente arrivare questa firma. Chiuderei invece con un'altra iniziativa molto bella promossa dal credito sportivo, il finanziamento di oltre 700 palestre. Credo che sia un messaggio molto importante, la cultura dello sport, e voi pronti a finanziare? Sì, noi siamo banca pubblica, banca specializzata in finanziamento di impianti sportivi, noi finanziamo dall'impianto di base
sino ovviamente ai grandi impianti come gli stadi. Adesso insomma, ci siamo quest'anno voluti dedicare particolarmente allo sviluppo dei finanziamenti delle palestre. Abbiamo fatto un'iniziativa, diciamo, assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo fatto un bando di gara per fare finanziamenti a tasso zero per realizzare o ristrutturare palestre scolastiche o comunque spazi scolastici, consapevoli che in Italia, secondo un'indagine che viene ripetuta periodicamente, almeno il 40% delle scuole non ha una palestra scolastica oppure l'ha ma non è agibile. Ebbene, abbiamo fatto questo bando, hanno aderito 729 diciamo, tra comuni e province, e stiamo adesso dando corso, stiamo realizzando i finanziamenti, e poi il nostro successo pieno sarà quando questi finanziamenti diverranno diciamo, cantieri, quando questi cantieri diventeranno palestre in grado di offrire servizi sportivi di qualità ai nostri figli. Commissario, io voglio ringraziarlo davvero tanto, anche perché ha spiegato ai nostri ascoltatori di ciò che è l'impegno del credito sportivo, di quello che è stato per Torino Juventus Stadium, di quello che è stato per Udine, adesso con la Roma, e speriamo per Napoli. E le auguro buon premio Ischia. Buon premio Ischia. Un saluto agli ascoltatori Radio Ischia. Grazie allora davvero al commissario Paolo D'Alessio.